noi siamo di parola. Abbiamo detto finalmente ad inizio trasmissione, quando abbiamo commentato il ritorno alla vittoria del Benevento dopo ben 6 turni di astinenza. E diciamo finalmente, ma lo diciamo a caratteri cubitali, possiamo sentire e farvi sentire la voce in diretta di quello che è l'uomo sicuramente tra i più amati in assoluto della storia del Benevento, il presidente giallorosso, avvocato Oreste Vigorito. Buonasera presidente e grazie per la disponibilità. Buonasera a te Antonio, agli ospiti e ai telespettatori e a tutti quelli che amano il Benevento e anche a quelli che ci invidiano un po'. Infatti questo è un momento in cui il Benevento è invidiato non solamente in Campania ma proprio nel panorama calcistico nazionale. Presidente, a questo proposito ci vuol raccontare come si sta godendo questa Serie B? Per la verità il godimento è quando vengo al Ciro Vigorito, rivedere il pubblico felice e molto partecipativo di questo sogno. Al di fuori il momento che sta attraversando la Lega, che attraversiamo noi rispetto a tutte le difficoltà di un momento sociale ed economico, non è che poi ti faccia divertire tanto, ma poi passano i 6 giorni difficili, arriva il 7° in cui ti svegli e ti accorgi che non stai sognando e attraversi quei cancelli, qualche stuart ti saluto, qualcuno non ti vede, come succede in tutte le belle cose del mondo, e entri in una specie di circo come un antico gladiatore e senti, tocchi l'affetto e l'entusiasmo della gente. E allora dimentichi i 6 giorni di difficoltà, dimentichi le critiche, le amarezze, anche il dolore di qualcosa, e capisci che in fondo il tuo mondo è lì, in un circo massimo dove provi a scoprire valori veri e amore, no? Sì. Presidente, una domanda proprio di calcio diretta. Crede, specie dopo la gara di La Spezia, che il Benevento farà questi playoff che ha strameritato per quello che ha fatto fino adesso, al di là della mini crisi? Ma io non sto utilizzando alcuni termini dall'inizio di questo campionato. Ho sempre pensato che avessimo una buona società e una buona organizzazione. Ed ero anche curioso di vedere poi, una volta inseriti in un campionato più importante di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, come potevamo reagire come organizzazione, come capacità e organizzativa e sportiva sul campo. Mi sono preoccupato di così curare alcuni aspetti, perché è stata una forma di sfida anche quella dell'organizzazione amministrativa, economica, burocratica. Una Lega B molto ben diretta fino a quando siamo arrivati noi, che pretendeva e voleva dei sacrifici da strutture diverse, da comportamenti diversi, da coinvolgimenti diversi. Ho cercato e ho avuto risposte molto positive in questo senso anche dalla città, dai imprenditori che questa volta sono stati vicino, molto vicino, anche con sacrifici, piccoli, medi e grandi imprenditori e pubblico. E poi ho cominciato a guardare il campo, lì dove finiscono le mie competenze e cominciano solo le mie responsabilità. E mi sono reso conto che in fondo questi 4 paperotti che erano venuti dalla Lega e qualcuno che avevamo pescato con il consiglio e il suggerimento di direttore sportivo e di tecnico, stavano dando tanto e ho voluto evitare di entusiasmarmi, sono rimasto più logico, più freddo di altre volte, ma solo per scaramanzia, per non correre l'errore di innamorarmi e rimanere deluso. Devo dire però che quando ho capito che i componenti La Rosa, al di là della loro provenienza, del nome più o meno illustre, erano dei ragazzi sani, che hanno voglia di vivere un sogno, allora ho capito che probabilmente
potevamo anche fare un campionato al vertice, così come l'abbiamo fatto per anni in Lega Pro. E non sono state le ultime 6 partite andate male a farmi perdere questa speranza. Non è la vittoria di ieri che mi rimette in sella. Io non sono mai salito in sella e non volevo scendere dalla sella. Ma credo che abbiamo buone speranze. Se dovessimo continuare a coltivare la fiducia che abbiamo di tutta la rosa del nostro tecnico, di poter andare anche oltre il 13 di maggio. Perfetto. Presidente, quasi 8 mesi di Serie B, mai nessuna apparizione televisiva. E sono stato molto tentato di venire in questo periodo in cui qualche risultato è venuto meno. Infatti. Solo per dire, ragazzi, siamo tutti calmi, ma non c'è stato bisogno. Quando eravamo in Lega Pro, probabilmente la delusione di essere sempre in Lega Pro faceva sì che scattassero nell'ambito dell'ambiente, parlo di tifoseria, di stampa, di sponsor, degli atteggiamenti e dei comportamenti che a mio parere potevano e dovevano essere affrontati mettendoci la faccia come primo tifoso e primo responsabile della società. La mancata, io non ho mai amato essere in prima linea, ma devo dire che questa volta ho pensato, forse mi sono sbagliato, mi auguro di essermi sbagliato, che non c'era bisogno di me in prima linea, non c'era bisogno di mettere la mia faccia, che tutti sapete è dietro questa squadra, perché è tutto l'ambiente che ha saputo mantenere in queste settimane difficili un bellissimo comportamento, un bellissimo rapporto con la nostra società, i nostri atleti. E io ho voluto che ci fosse questo contatto diretto. Ho visto con piacere i miei calciatori, avete notato, non c'è mai stato un silenzio stampa, sì, non c'è stato un rifiuto di partecipare, hanno sempre continuato ad avere lo stesso tipo di rapporto, perché io ho sempre auspicato un bellissimo rapporto tra tifoseria e squadra, con la capacità dell'una e dell'altra di capire i silenzi o di capire i rumori, i silenzi di una squadra sconfitta o gli umori negativi di una tifoseria delusa. Credo che questa volta, quest'anno, il connubio ci sia. Il pubblico riconosce a questa squadra lo spirito di sacrificio, questa squadra riconosce al pubblico la capacità di essere il 12° uomo. Il presidente deve stare a casa, dietro le quinte. Non c'è bisogno di farsi vedere. È giusto che sul palcoscenico ci siano sempre gli attori. Poi, prego, certamente ci sarà occasione per venire lì e stare un po' insieme. Sì, ecco Presidente, lei ti parlava, dice non voglio apparire d'altro, però c'è, le dico una cosa, è la gente che reclama lei, cioè nel senso sono arrivati in questi mesi, in queste settimane, decine, decine e decine di messaggi, tanti, anzi centinaia, che chiedevano la sua presenza, tuttora stanno continuando ad arrivare, ci fermano per strada, ci chiamano e tutto. Quindi è un'esigenza della gente, al di là del fatto che lei dice non c'è il bisogno perché sto dietro, i ragazzi fanno i loro compiti, i loro doveri, lo staff tecnico, il pubblico e così via. C'è Enzo Bozzi, Presidente. Presidente, buonasera. Ciao. Già è qualcosa di molto piacevole sentire. Mi piace non vedere. Mi ascolta? Sì, sì, stavo dicendo. Enzo Bozzi è una delle persone che mi dispiace non frequentare, per non sentire ogni tanto e non vederlo arrabbiare ogni tanto. Esatto, allora io questo volevo dirle. Ma anche lui lo vedo molto sereno e quindi da questo punto di vista sono tranquillo. Insomma. Certo, io volevo dirle che avrebbe detto un grande Totò, lei mi piace a prescindere, al di là che è il presidente del Benevento, ma io penso di averlo esternato dagli anni che ci conosciamo. E io avrei 2 o 3 bellissime domande che conserverò per lei, non li farò stasera, perché la pretendo qui, non solo io, ma a nome di tutti i tifosi che la reclamano qui. Non aggiungo altro. Facciamone una sola stasera. Ecco, pronto?
Penso facciamone una stasera delle tre. Assolutamente no. Io me la voglio vedere qua. Lei deve venire qua con noi come ha sempre fatto, anche perché lo sottolineava lei prima, Presidente, che è parecchio che manca così. E a me le ultime domande, quelle più frequenti che fanno i tifosi fino a qualche tempo fa era sulla squadra. Adesso è su di lei, mi dice, ma Presidente, perché non viene più? Non vi preoccupate perché verrà. Presidente, io credo che lunedì prossimo, in occasione che il giorno prima è la Domenica delle Palme, sia proprio l'ideale, così diamo la palma giallorossa a tutti idealmente. Esatto. Vediamo se le cose vanno, non calcisticamente, ma... Speriamo, i suoi impegni. Dal punto di vista, io non vorrei fosse confuso un impegno, ma se c'è un giorno che posso venire sarà lunedì prossimo. 87% allora. Va bene. Presidente, la teniamo proprio giusto due minuti, perché ci sono Domenico e poi Giancarlo Zotti che le vogliono fare proprio due domande velocissime. Vai Domenico. Presidente, buonasera. Buonasera. Allora, lei chiaramente ha ripreso un po', diciamo, quell'istinto che la spingeva eventualmente a dare delle parole di conforto in quello che è stato il momento probabilmente più difficile di questa stagione dal punto di vista chiaramente dei risultati. Io invece, paradossalmente, le migliori sensazioni della gestione da tanti punti di vista di questa società e di questa squadra, le migliori sensazioni le ho avute proprio in questa fase e particolarmente nel post-gara con il Trapani, quando dopo quell'ora comunque di attesa poi ci sono state le parole di Baroni in prima linea, che sono state chiaramente quelle di un allenatore che, nonostante quello che stava accadendo e che magari poteva trapelare fuori, era quello di un allenatore che aveva il polso della situazione e che aveva ben il gruppo in mano. E questo chiaramente deriva anche quando conosci che hai delle spalle coperte da parte di una società che ripone tanta fiducia in te. Infatti la domanda era proprio questa, perché è qualcosa che ho notato particolarmente quest'anno e forse mai prima. Ma è vero che Baroni è l'allenatore che probabilmente in questo tempo ha conquistato di più la sua fiducia, la sua stima da tantissimi punti di vista? Chiaramente metto fuori Carmelo Imbriani. Beh, è una bella domanda. Passo, come al solito io lo dico, lei ci metta sempre al punto giusto. Non è che Baroni ha conquistato più fiducia degli altri. Noi abbiamo l'abitudine, noi dico come società, di chiamare a guidare la squadra che amiamo, quello che riteniamo essere il migliore in assoluto per quello che è la nostra mentalità. Molte volte abbiamo avuto degli ottimi allenatori in campo che però avevano anche altre caratteristiche che non era stato possibile capire in quelle poche giornate frenetiche con le quali tu cerchi di mettere insieme un allenatore e un rapporto. E quindi poi ci siamo ritrovati a una caratteristica delle attitudini che non erano esattamente quelle che noi vogliamo affidare a chi ci rappresenta come città. Prima di tutto, io sono un cittadino onorario di Benevento, ma sono orgoglioso di esserlo e credo che sentimmi dire, come qualche giorno fa in treno, che la squadra che si era trasferita al nord per fare una partita aveva avuto un atteggiamento e un comportamento nei vagoni da veri persone per bene. È una delle cose più belle. Mi hanno detto una cosa diversa di un'altra squadra. E io, quando sento questo, penso che ci sia il merito dell'allenatore che nella fase di gioco deve essere chiaramente un ottimo tecnico, ma anche nella vita, quando va dietro i microfoni di una televisione o dietro un taccuino, deve rappresentare un'immagine che con grande sacrificio, con grande sforzo, da 11 anni con Ciro, con Oreste meno, ma con Ciro tanto, noi abbiamo provato a mettere sul tappeto. Abbiamo perso, ma abbiamo cercato sempre di farlo con dignità. Non siamo riusciti ad avere tutto quello per il quale abbiamo investito, non ci siamo rassegnati. Abbiamo riprovato. C'è stata una pausa in cui abbiamo voluto che la nostra immagine, il nostro nome non apparisse e diciamo che non siamo stati molto felici. Nessuno me l'ha mai posto questa domanda, ed è un po' strano perché
tanta curiosità dell'anno scorso e nessuna quest'anno. Io ho ripreso il totale controllo della società dal mese di gennaio e ho avuto difficoltà, ma non con i soci, difficoltà per le situazioni create. E i Baroni in questo periodo molto difficile, una società che doveva stabilirsi, che doveva cristallizzarsi, ha avuto un grande senso della misura. È un grande, io dico anche una grande partecipazione emotiva. E allora sai, ti rendi conto che nei momenti difficili se una persona è adatta o meno a te. Nei momenti facili sono tutti adatti. E ti rendi conto che una persona ha degli ideali, ha dei valori o non li ha. Io ho avuto questo, io non ho la presunzione di stabilire se Ceravo deve giocare a centravanti o all'ala sinistra o a mezzala, ma ho la presunzione, questa sì, di capire gli uomini quando ci vivo insieme. Non posso capirli una settimana. Lì, durante la trattativa per ingaggiare un allenatore, ci sono tanti di quegli elementi che ti fanno vedere le cose in un certo modo. Ma se ci vivi da 6 mesi insieme e sai che un allenatore, che quell'uomo, quella persona ha dei valori e ha la tua stessa ambizione, ma senza essere supponenza, al tuo stesso modo di lavorare 12 ore al giorno, senza che questo per lui significhi che è diventato il padre eterno, ha la capacità di confrontarsi con i suoi interlocutori senza pensare di essere l'unico artefice di questo sogno, e insomma rinunciarci per qualche partita andata storta sarebbe stato stupido. Che sia il migliore di quelli che abbiamo avuto non lo so dire, che sia un uomo che in persona molti dei requisiti che io credo che debba avere chi ha una responsabilità così grande, che è quella di portare il nome di una città in alto, questo lo credo e lo confermo. Perfetto. Presidente, poi la lasciamo, c'è Giancarlo Zotti, grazie. Buonasera, grazie. Presidente. Una domanda, dopo questi primi 8 mesi di Serie B, il suo bilancio è un bilancio positivo? Ha qualche rammarico su qualcosa che poteva essere fatto e che non è stata fatta? Oppure ritiene che tutto quello che si poteva fare è stato fatto e stanno, le cose comunque stanno andando per il verso giusto? Come lei si aspettava? Zotti è sempre molto sottile quando fa le domande. La poteva anche fare in modo diverso. Poteva chiedermi se ero contento di come avevamo chiuso la campagna di gennaio, se pensavo che potessi pigliare qualcos'altro, visto che il suo dubbio è che io volessi pigliare qualcuno e gli altri non hanno voluto. Se me la faceva così era la stessa cosa, ci capivamo prima. Cosa pensa che possa dirle? Io dico che semplicemente che nella speranza di inizio campionato abbiamo una certezza in più, che l'anno prossimo ci giocheremo ancora di sabato, e questa non è così scontato come sembra adesso a tutti quanti. Giusto. E quindi anche per questo va dato merito a chi ha fatto tanto. Avremmo potuto fare qualcosa di meglio? Ma se non avessimo vinto 3-0 col Carpi probabilmente l'avremmo fatto. Ma non è stata la vittoria che non ce l'ha fatto fare. È stato quel 3-0 così autoritario, così bello, venuto a conclusione di una partita molto difficile, dove il Benevento diede la prova e la dimostrazione di essere un grande gruppo, che ha convinto l'adesione di tutti quelli che partecipano a una decisione finale, che la strada migliore era quella della continuità e non quella della difficoltà. Poi vorrei ricordare a tutti che uno dei ruoli che ci sembrava più scoperto per mancanza di alternativa era stato coperto da un giocatore che attualmente gioca in Serie A, e che solo alle 8 di sera, quindi 2 ore prima della chiusura del mercato, ci ha lasciato. Tone. E voglio dire, quello era un calciatore per il quale la società, con il consenso del tecnico, aveva investito qualche cifra a 6-0. Non è che l'avessero proprio regalato, no? Ma l'avevamo fatto perché ci ritenevamo che lì ci mancava proprio il numero del calciatore. Poi aver preso qualche centrocampista in più
se qualcuno ricorda che in quel periodo ne avevamo quattro infortunati, probabilmente capisce perché oggi ne abbiamo due in più. E quindi se ci mancava l'esterno o abbiamo ripiegato su qualche centrocampista in più, non è per una valutazione complessiva sulla rosa, che ci pareva carente in alcuni ruoli come numero, non come qualità degli attuali interpreti, ma per quello che era l'aspetto contingentale di quel periodo. Molti centrocampisti infortunati e un esterno che era uno dei migliori sulla piazza. Tonev era sicuramente uno dei migliori esterni. Tonev è venuto a Benevento, ha passato le visite mediche, perché in memoria delle esperienze del passato non volevamo avere qualche sorpresa negativa, e quando stava per andare a mangiare una pizza con il nostro team manager Cilento, è stato raggiunto da una telefonata dell'allenatore della Davide sua società, Davide che Nicola, gli disse: guarda che io ti farò giocare, vieni a giocare due chance. E il calciatore, come succede purtroppo qualche volta, si è rimesso in macchina, si è rifatto le 6 ore per andare a Crotone e ci ha lasciato liberi. In 2 ore, dalle 8 alle 10, abbiamo contattato altre 4 società. Non è una bugia, ve lo dico io in diretta. Abbiamo trattato Frullan, abbiamo trattato anche il ritorno di Statella, abbiamo parlato anche di un altro esterno, Giannetti del Cagliari. Giannetti ci avevano dato qualche notizia sull'integrità fisica e da quando è andato alla Spezia si è fatto un paio di mesi a Bologna. Sì, cioè, sì. Vero, qualche colpo, qualche cosa ci ha insegnato l'esperienza del passato, no? Sì. E Frullan ci è stato dichiarato ingeribile, a meno che non avessimo preso anche qualche altro calciatore che non ci di. Che il nostro tecnico non riteneva necessario. Statella ci avevano chiesto in cambio il ragazzo della primavera, Brignola, eravamo anche disposti a farlo andare a fare un anno di esperienza di Cosenza, ma erano le 11 meno qualcosa. Mentre pensavamo come arrivare a fare questa operazione, ha fatto quel famoso Zotti, quello che si chiama Blon il Con. E ci ha fermato. Siamo fermati. Le posso garantire una cosa: che su ogni movimento c'è stato sempre una consultazione dell'allenatore, del direttore sportivo e la società. Non perché io la presiedo, ma perché a gennaio era una società sulla quale io rispondevo integralmente al 100%. La società non si è tirata indietro nemmeno per un attimo. Avremmo fatto meglio con questi, questa è una ipotesi. Il senno del poi. Adesso dobbiamo lavorare con questi. Presidente, sì? Io sono Enzo, volevo dirle, io una delle domande me la sparo stasera. Però velocissime. Velocissima proprio. Allora, 27 agosto 2016, ore 20:30, Benevento SPAL, fischio d'inizio. Mi sento un po' irriverente nel chiedere, io vorrei... La prima emozione di Oreste Vigorito e i primi due pensieri al fischio dell'arbitro, al fischio d'inizio. Bella sta domanda. Presidente, ha visto che squadra che c'ha 8 gol, eh? No, beh, questa l'avevo preparata. Ma quell'8 gol è una bella trasmissione, perché io non ci vengo, quindi è molto bello. Esatto. Non mi vorrei sembrare un sentimentale, vi posso solo dire che il primo vero pensiero è andato agli uomini che sono stati vicino a me in questi 11 anni, quelli veri. Non quelli che sono stati vicini per finta, quelli veri, quelli che hanno dato il loro amore, la loro passione, la loro forza, quelli che, se è vero che c'è qualcosa anche dall'altra parte, stanno ancora lì. E ho pensato che sarebbe stato meraviglioso poterli tenere vicini. E non mi riferisco solo alla mia famiglia, mi riferisco a quegli uomini che sono stati vicini a noi. Anche quelli che stanno calcando altri campi di gioco, ma che mi avevano dato l'amore, la passione, la dedizione e lo spirito di sacrificio. Questo è stato il primo pensiero che ho avuto. Avrei voluto stringerli tutti quanti in un fortissimo abbraccio. Il secondo pensiero, sicuro, è stato guardare in giro, vedere tanta gente che sorrideva,
come non mi capitava da tempo, perché era da tempo che non li vedevo così, e ho rivolto un pensiero anche al cielo, dicendo facciamo sì che a maggio siamo ancora tutti così, comunque vadano le cose, no? Perché il mio ritorno in prima persona ha solo questa condizione, che ci sia sempre la voglia di stare insieme, altrimenti sarebbe un grande errore essere tornato. Ho fatto bene a farvi allora. Presidente, io rispondo sempre la voglia che... di darla di nuovo per lunedì. No, mo ce l'ha promessa, il 94% è arrivato. Ci vediamo lunedì sera alle ore 21, lo diciamo in diretta ai nostri telespettatori. Impegno Enzo, di lavoro. Io rispondo sempre, Enzo, io rispondo sempre con grande sincerità alle domande. Ma io ero sicuro di avere anche una risposta altrettanto emozionante, lo sapevo già. Noi abbiamo un po' di feeling, forse perché lei non gioca più e io non sarò mai il suo presidente per la squadra di calcio. Allora riusciamo a fare d'accordo. Presidente, grazie. Io devo chiudere, altrimenti mi mandano via perché vado, sono dopo sforo. E sì, infatti, appena ci vediamo ti faccio una cazziata perché hai sforato. Presidente, grazie. Ci vediamo lunedì e chiaramente grazie domani a voi, sera. Ragazzi. Un grande abbraccio a tutti quanti. Buona serata. Grazie. Grazie. Arrivederci.